Chissà se sulla torta di compleanno ci sarà la lettera A, coincidente con quel sogno non più proibito che Valerio Di Cesare sta accarezzando con vista sui playoff. Festeggia 40 anni, il capitano del Bari, giocatore di movimento più esperto di tutta la Serie B 2022-23, e lo fa da assoluto protagonista. In copertina, sul campo e fuori, in grado di giocare 34 partite su 38 in campionato e non a caso in sua assenza la squadra non ha mai vinto, e di segnare tre gol, mettendo in fila, pagelle, spesso e volentieri. Superiori alla sufficienza. Una stagione sensazionale, gli ha fatto compagnia sul campo, come testimonia anche la pagella stilata da Daniele Devezze ospite fisso di Telesveva nel format Chiacchiere da Bari ed ex compagno di Valerio ai tempi del Torino. Voto 9, lo stesso di Caprile, ma Galloni di migliore dell'anno. Valerio è stato il migliore in assoluto, si legge nella valutazione: trascinatore, ultimo a mollare, qualcosa che va oltre la pagella. Ritratto di chi ci ha messo sempre la faccia senza risparmiarsi interviste scomode, ricordamenti dando a tutti il percorso fatto anche nei momenti di difficoltà, come a fine gennaio dopo lo 0-2 casalingo contro il Perugia e garantendo alla piazza massimo impegno fino all'ultima stilla di sudore. In due distinte esperienze con il Bari, Di Cesare ha messo in fila 200 presenze, il 40% delle quasi 500 partite complessivamente giocate in carriera, sempre con la voglia di godersi ogni singolo istante sul campo, spirito guida che ha accompagnato il centrale cresciuto nella Lazio, che ancora minorenne lasciò l'Italia per il grande salto con il chelsea sin di 2018 momento del ritorno a bari dove aveva già giocato per un anno e mezzo in b senza però lasciare il segno c'era il suo volto nella foto di gruppo dei festeggiamenti per il salto dalla d alla c a maggio del 2019 c'era il suo sorriso nelle celebrazioni del 3 aprile 2022 data del ritorno in b grazie alla vittoria di latina ora ha un altro obiettivo ripetere il percorso vissuto da alessandro lucarelli suo capitano ai tempi del parma che ha guidato gli emiliani alla riserva Salita dalla D alla a. Con fascia al braccio, ora è di Cesare a puntare alla terza promozione, da conseguire attraverso i playoff. Che il Bari giocherà da terza della classe. Durante l'anno, tanto per non farsi mancare niente, ha anche acquisito il patentino di direttore sportivo con il compagno di squadra Mirko Antenucci e ha un contratto con il Bari in tasca fino a giugno del 2024, con libertà nella prossima estate di decidere se questo matrimonio sarà celebrato ancora sul campo con un ruolo diverso. Pensieri che non ci saranno al momento di soffiare sulle candeline l'unico chiodo fisso di Di Cesare, ora è la Serie A.